cavaliere Pezzotto la ringrazia. È sicuro che lei non parteciperà all'asta. Del resto, non sono grandi lavori, avrà modo... Professore. Cosa vuoi? Non ne hai voglia questa sera? No. E poi... non mi chiamare, professore. Prego. Abbiamo saputo. Siamo veramente dispiaciuti. Don Calogero le manda i suoi saluti ed è a sua completa disposizione. Lei deve essere ripagato del torto subito e le devono chiedere scusa posto casa. Dica a Don Calogero che io accetto di fare tutto ciò che lui stabilisce. Sono servo suo. Chiedo scusa e domando perdono per aver disturbato gli amici qui presenti. Sono contento che ogni cosa sia stata appianata e che nessun altro malinteso dividerà i nostri due amici che diventeranno più amici di prima. Sono sicuro di poterlo garantire.
oggi subisco la pace. Da domani si inizia la guerra. Trovami un uomo e al resto ci penso io. Che sono la zanzara, io non so cosa, come faccio a travagliare? Sono senza partito, eh? Venga, vado. Magari che ci dice, venga la ferie, io non posso travagliare senza partito. Ma che paura che ti arrobano? Ma che ti hanno a rubare a te? Levate va. Come vanno i suoi ragazzi, professore? Non ho ragazzi. Ma gli studenti? Non ho studenti. Un altro po' di vino. Ma come? De mattina presto, professore. E non chiamarmi professore. Cominciamo? Sì, pronti. Dunque, io direi di ripassare la lezione precedente. Va bene, d'accordo. Dove stai andando? Where are you going? Sto andando a casa. I'm going home, giusto? Perché ride? Sai, stavo pensando che sei l'unica persona che mi permette di sopravvivere. L'inglese è la sola lingua che conosco bene. Chi avrebbe mai immaginato che sarei sopravvissuto insegnandoti thank you, good morning, yesterday e tutte le altre parole che non servono a niente. Venerdì va bene per lei? D'accordo. D'accordo, venerdì. Ha controllato la busta? No, non la controlla mai.
Esci e vai al cancello, ma non farla entrare. Devo aspettare venerdì. Cosa è successo? Ci deve essere stato un errore. Errore di che? Sì, la busta conteneva dei soldi che non erano per me. Non capisco. Ma come non capisce? Me l'ha data lei questa busta. La prego, mi lasci entrare. Il signore non c'è. Sono partiti. Come non c'è? A venerdì, professore. Ma prenda almeno la busta. Non sono cose che mi riguardano. E poi ho controllato io stesso. Credo che di quella busta non spenderà nemmeno una lira. No, no, non mi convince. Io non aspetterei venerdì. Per me lui non è quello più adatto. A me invece sembra furbo. Non si lascia andare e controlla i suoi gesti. Ed è proprio un tipo così quello che ci vuole. Accetterà alla fine, ne sono sicura. Boh, sentite, io non voglio perdere altro tempo. Spegni. Chi è? Professore, sono io. Entra. Me ne devo andare? No, mi stavo addormentando. Avevo un cliente, sai com'è, uno di quelli buoni, uno di quelli importanti. Dai, spogliati. Cosa fai lì? Freddo qui. Vieni. E i soldi? I soldi? Ah,
Accidenti, ma sei ricco. Allora ci sto tutta la notte. Non credevo che venisse lei. Non si deve preoccupare. Buongiorno, professore. Ciao. Dunque, nona lezione, mi pare. No, la decima. Vuoi che me ne vada? No. Cosa preferisci, parliamo di te o di me? Secondo te quella sedia ti fa sentire inferiore come individuo? No. Però non sei efficiente come lui, ad esempio. No, non è così. Ma tu hai bisogno degli altri per sopravvivere, e lui no. Credi che basti avere due gambe fuori uso per sentirsi esclusi? È vero, non basta. Però la società esige da tutti la massima funzionalità. Mentre tu credi di essere valido, per gli altri questo non è vero. Ma cosa crede? Io ho la possibilità di... Basta, la prego, basta. È un gioco falso. Ingiusto. Venga, la accompagno. Ho bisogno di parlarle. Giornata, non trova? E pensare che 2 ore fa pioveva. Senta, io non so cosa deve dirmi. L'altra settimana il suo maggiordomo, come lo chiamate, mi ha dato una busta con dei soldi che sicuramente non erano per me. Che strano. E quando sono corso alla villa per riconsegnarglieli, non ha voluto o aveva ordini per non riprenderseli indietro. Non si agiti così. Io non voglio la sua carità. Perché non me ne frega niente dei suoi soldi. Allora mi ridia subito quella busta. Allora? Non la trovo più. L'avevo qui. Lei è strana, sa?
Dice di aver ricevuto dei soldi da me. Dice che c'è stato un errore. Sostiene che è tornata per riconsegnarmeli. E ora che li rivoglio, lei sostiene di non averli. E per di più, sostiene che non sa cosa farsene. Li avevo qui. Se si tratta di uno scherzo, che cosa vuole da me? Ecco gli altri soldi. Il suo salario. Io valgo 2000 lire l'ora. Le offro la possibilità di uscire dalla miseria. Di quale miseria stai parlando? Se non le interessano, potrebbero servirle per curare sua madre. Mia madre? Ma che ne sai tu di mia madre? Da quanti anni non la vede? Da quanti anni è rinchiusa là dentro, in quel manicomio di Londra? Se lo ricorda? Ma chi sei? Risponda alle mie domande. È fuggito per la vergogna o perché pensava di sfuggire ad una malattia che è quasi ereditaria? Avanti, risponda. Chi sei? Non faccia l'ingenuo. Lei è un povero miserabile. I topi di fogna stanno meglio di lei su questa terra e lei rifiuta il mio denaro. Perché mi dici tutte queste cose? Che cosa vuoi? Io so tutto di lei, vita, morte e miracoli. E sono l'unico che la conosce. Se lei sparisse dalla faccia della terra oggi stesso, nessuno chiederebbe dove è andato a finire. Salvo qualche puttana, che di tanto in tanto si accoppia con lei, pagata con i soldi che mi ha rubato. Te li darò. Ora, subito. Ho capito. Sei soddisfatto? È perfetto, anonimo. Parla perfettamente inglese. Anzi, è inglese. Martin ha ragione. Se sparisse dalla faccia della terra, nessuno andrebbe a reclamare. Non ha amici. È solo come un cane. Che vuoi di più? Il professore è partito. Ha lasciato nessun messaggio per me? No, niente.
Dov'è che mi portate? Parlate, io non voglio fuggire. Parlate almeno! Toglietemi questi occhiali, voglio vedere! Dovrete portarmi di peso! Io non farò un passo! Lasciatemi! Stia tranquillo. Non si agiti. Non compia gesti inutili. Faccia qualche passo avanti. Troverà da sedersi. Cosa voleva dirmi? Io voglio sapere perché sono qui. E voglio anche sapere quando la farete finita con questo spettacolo assurdo, inutile e infantile. Si calmi. Abbiamo bisogno di lei. A voi non posso servire a niente. Non la pensiamo così. Anche a costo di farmi ammazzare posso decidere di no. Ma non lo farà. Secondo errore. Al suo posto non sarei così sicuro. Al mio posto. Sono parole. Non amo la vita. La sua non di certo. Perché avete scelto me? Perché avete scelto me? Pistola Welter doppia azione, calibro 7,65. Smith & Wesson, calibro 38.
Parà 22, fucile leggero. Gittata massima. Carabina calibro 22. Rivoltella Smith & Wesson, calibro 38 Special. Colt 22. Mauser 7,65. 9. 9 lungo. Dormi? Di là stanno proiettando un filmetto porno per i ragazzi. Piuttosto quando finirà tutta questa storia? Vuoi che ne parliamo un po' insieme? No, non mi interessa. Quando sarà ora, sarò pronto. Calibro 9. Rivoltella italiana Smith & Wesson, calibro 38 Special. Fucile due colpi, calibro 12. E basta! Smith & Wesson, calibro 38. Nostalgia? Paura? Non ho paura di niente. Non ho nostalgia di nessuno. Di chi? Non provo sentimenti, quindi non provo dolore. È notte e questo mi basta. Eccoti un passaporto cecoslovacco. Occhiali da sole, un oggetto di tutti i giorni. Chiavi per vari usi. Uno di questi oggetti è anche segno di riconoscimento. Quale di questi a te stabilirlo? Sarai abbandonato in città, senza soldi, senza contatti. Devi essere in grado di sopravvivere tutto il tempo necessario per prendere contatto con l'organizzazione, il cui indirizzo è segnato in uno degli oggetti che hai ricevuto. Una volta preso contatto, la tua istruzione è terminata. Allora, come ti senti? Non è la prima volta. E poi queste cose mi divertono.
Non mi direi che sei geloso. Ma no, non dire fesserie. Un film nouveau. Questa non è una Polaroid, mi dispiace, ma una lente marca sole. Un vetro antico che non si usa più in ottica, non so proprio come aiutarla. Potrebbe chiedere a qualche grande magazzino che rifornisce questi materiali. Poi è 3 mm di spessore, non credo proprio che esista più in commercio. La camera numero 3, per favore. Prego, la cabina in fondo a destra. Chiama la signora. Attendo un attimo in linea.
Fantastico. Fantastico. 18 ore e qualche minuto. Non ci avrei mai creduto. Dimentica che vengo dalla giungla. Lei mi ha visto, ma non mi conosce. Vuol fare un bagno? È l'unica cosa civile che le posso offrire. Fino a domani mattina sono affari loro. Non ci pensare più. Non si fidano di me. Non si tratta di questo. Ma vedi, tu vai da una parte e io dall'altra. Sei la puttana del gruppo? Non sono niente, né per te né per nessuno. Non ci siamo mai visti, non ci siamo mai conosciuti. Ora vengono a prenderti. E ci salutiamo come due vecchi amici. Non ti va? È un ordine? Sì, è un ordine. Disumano, non credi? Disumano. Dove mi manderanno? In Olanda. Ma te lo diranno di preciso loro stessi. Eccoli. Thank you.
Buongiorno. Ben arrivato, Mr. Martin. Grazie. Ecco, questa... È la mia chiave, grazie. Metti via quella pistola. Ehi, sono della famiglia. Con quella in mano? Ti dico che è la verità. Bene, mi racconti tutto domani, eh? Adesso vattene. Lo dirò in giro, non saranno contenti di questo. Ecco, bravo. Dillo anche a tua madre. Ti ho detto vattene. Mi chiami il 308, per favore. Subito. Il 308. Grazie. Prego. Non è... Senti, Stani, vai al diavolo. È un'idea. Sempre io. Ho detto domani. Per qualsiasi cosa, domani. Vattene. Sta a sentire. Non puoi scherzare troppo con noi. Mi devi dire alcune cose precise, il resto tientelo per te. Io sono qui per fare un lavoro. Avanti. Figlio di puttana. Ecco cosa non mi piace in tutti voi. Fatti dare il cambio, oppure ti uccido qui, in questo momento, davanti a tutti. Le dispiace? Prego, si segga. Ho lasciato tutte le istruzioni nella sua casella, in albergo. Lo gradirebbe un bicchierino di vino italiano? No, grazie. Mangerò e basta. Ma in silenzio. C'è una busta per lei. Grazie. E quelle sono... Le chiavi della mia macchina. Thank you.
Ecco le istruzioni. E qui vicino ci si arriva anche a piedi. Dai, alzati. Beh, come risultato non c'è male, eh? Sì, sì. Proprio in gambe, ragazzi, sì, sì. Prego.
Dunque, l'ho disturbata per un motivo molto semplice, ma di una certa gravità. Lei è molto amico del cavaliere Pezzuto e sa che il figlio è in Olanda, tenuto nascosto a causa di una vecchia lite accaduta tempo fa, in cui fu ferito gravemente il figlio di un comune amico. Informi il cavalier Pizzuto, se lo crede, che suo figlio sta correndo un grave pericolo. Come ti senti? Come un clown. Il primo applauso viene proprio dalla sua insicurezza. Tutti credono che la sua solitudine faccia parte della scena. E ridiamo. Sei stato magnifico, invece. Capisci qualcosa del tuo lavoro? Non ci ho mai pensato. Ti pagano bene? Un lavoro come un altro. Tu vieni spesso qui? Spesso no, perché? La ragazza che ha ballato prima, la conosci? Mm-hmm. Mm. Ma sai quanto ti costa? Dimmi. Ma no, sta a sentire, per uno come su, te... Su, avanti. Eccola che viene. Posso sedermi? Prego. Prego, signorina, ti accomodi. Questo è Mr. X. Ma no. Il mio nome è Charlie Brown. Fammi ballare, Charlie Brown. Thank you.
Il prossimo appuntamento è alle 23 dietro il vecchio deposito della ferrovia. 23 esatte. Thank you.
Sei deluso? No, no. Se tu avessi visto la mia casa prima di... Prima di che? Prima... No, 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 niente. Non faccio venire mai nessuno qui. Non per la gente. Non mi importa niente della gente. Ma non faccio la puttana. Questo lo devi sapere subito. Lo so. Mi sentivo strano oggi. Vedi, io non so camminare dentro la bocca di questo mastodonte. Cosa fai? Il commesso viaggiatore? Sì, un viaggiatore. Lavoro per una cooperativa. Ma lasciamo perdere. Avevo bisogno di sentire qualcuno. Tutto qui. Ti sembra strano? La parola è mi manda Strauss. Tutto qui? Tutto qui. Leggi le istruzioni. Sei libero. Un passaporto, un altro nome e soldi. Tanti soldi. Chi è la vittima? Ma cosa vuoi che te ne importi? Leggi le istruzioni. Non sono cose che ti riguardano. Ci rivedremo? Se ti dovessi incontrare, allora vuol dire che è arrivata la fine. Desidera? Mi manda Strauss. Prego, si accomodi. Grazie. Chi è Aaron? È quell'amico di Strauss. Preparali un buon caffè italiano, Marta. No, grazie, ho fretta. Allora si accomodi, faccio subito.
Non si muova o sparo. L'aspettavo, sa? È da anni che la sto aspettando. Non conosco nessuno Strauss. E non so chi sia lei. Ma certamente l'hanno mandata per uccidere il ragazzo. Thank you.
Allora il bambino è vivo. Aiutami. Hai sentito? Ha chiesto aiuto. Ma no, hai capito male. Non ha detto aiutami, ha detto aiutami. Maiale. Mi hanno costretto, capisci? Io non c'entro niente in tutta questa storia. Non so nemmeno chi sei. Ti prego, non è colpa mia. Non c'entro niente. Non parlare. Vieni. Devi curarmi. Fammi vedere dove ti hanno colpito. No, piuttosto stringimi forte. Va bene così. Tutte queste parole non servono a niente.